prima edizione del Festival del Diritto a Piacenza, l'editrice La Terza è stata promotrice e ha creduto sin dall'inizio in questo tema e nella possibilità di creare un grande evento di livello internazionale. Sì, io credo che Piacenza sia una città ideale per questa manifestazione, per la bellezza dei palazzi, dei luoghi in cui si svolgeranno questi incontri, luoghi anche aperti, e anche perché è una città, secondo me, che ha una grande vivacità intellettuale e culturale. Il diritto oggi è al centro di tutte le grandi questioni pubbliche, le questioni sul nascere, sul morire, sul modo di vivere, sul modo in cui ci rapportiamo alle regole, alla giustizia, la nostra vita quotidiana. Credo che sarà una cosa abbastanza straordinaria e credo che i piacentini troveranno molto alimento per la loro curiosità. Infatti, si diceva poc'anzi in conferenza stampa, festival significa ascolto ma anche partecipazione, quindi, come accennava Livia Pomodoro, che sarà tra le relatrici del festival, essere protagonisti, riappropriarsi della propria vita. Assolutamente, le esperienze fatte finora dei festival di grande successo, l'ultimo è Mantova che è appena finito in questi giorni, sono esperienze in cui la gente continua a parlare, a ragionare, anche dopo gli incontri. Sono cioè occasioni per tenere sveglia la mente, farla funzionare, confrontare opinioni diverse in maniera molto aperta, molto libera, nessuna soluzione, tutti siamo interessati a discutere, a dialogare per arrivare un po' più vicini, diciamo, alla verità. Il diritto è nello stesso tempo necessario perché deve garantirci la possibilità di scelte autonome e responsabili. Ma nello stesso tempo non deve pretendere di sostituirsi alla nostra autonomia, alla nostra libertà, al nostro modo di vedere la vita che intendiamo vivere. Quindi è un diritto che deve essere una garanzia di libertà e non deve diventare in nessun modo un'espropriazione della nostra libertà di scelta. Possiamo parlare di una duplice connotazione del festival, da un lato la voglia di coinvolgere un pubblico eterogeneo, dall'altro, come lei stesso sottolineava, la presenza di relatori che daranno un'impronta culturalmente marcata e scientifica anche al dibattito. Io credo che non ci siano alti e bassi, e cioè divulgazioni per chi non sa è un sapere elitario. In queste materie deve esserci da parte di tutti un modo di convergere. Chi ha fatto ricerca e le persone che sono state invitate sono del più alto livello, sono però anche persone che hanno questa capacità di comunicare senza far perdere in nulla il rigore che in queste materie è necessario. Quindi ci sarà una buona comunicazione, ma non una divulgazione che in qualche modo umilia anche chi deve essere il soggetto a cui questa comunicazione deve arrivare. Cerchiamo uno scambio paritario, le esperienze di vita sono di tutti e chi riflette su queste cose deve rendersene conto. Da quel Festival del Diritto sarà un'occasione importante non solo dal punto di vista culturale ma anche per la promozione del territorio piacentino. Sì, perché ospiteremo i numerosissimi eventi che si terranno durante questi 3 giorni e mezzo nei nostri contenitori storici più belli, sia quelli pubblici che quelli privati, e nelle nostre piazze. Diventerà un momento di incontro, di approfondimento culturale per tutta la città, perché sarà possibile ascoltare dei grandi protagonisti del diritto nazionale e internazionale che useranno, è quello che gli abbiamo chiesto, un linguaggio volutamente divulgativo, quindi anche temi che normalmente sono ostici da comprendere saranno spiegati in maniera semplice e soprattutto sono temi che riguardano la vita delle persone, quindi penso che saranno di grandissimo interesse per tutti noi, perché riguardano il diritto alla vita e questo è il tema che abbiamo dato la prima edizione, quindi dalla nascita alla morte, alla buona morte, passando attraverso il diritto alla salute, al diritto alla sicurezza, al diritto all'alimentazione, alla buona alimentazione, il diritto dei bambini, quindi avremo anche accanto ai grandi, diciamo, protagonisti di livello nazionale e internazionale, anche le associazioni locali che le associazioni culturali locali che avranno un ruolo da protagonisti, perché
questo festival ha una valenza sicuramente nazionale, ma vuole essere fortemente radicato il territorio. Per questo che abbiamo coinvolto tantissimi associazioni, abbiamo dovuto purtroppo dire di no ad alcuni perché non avevamo più spazio, ci sarà per il prossimo anno, augurandomi che l'edizione di quest'anno, che è la prima, vada nel modo migliore. Un festival, quindi una manifestazione che in questo periodo trova tanti eguali, possiamo dire, come genere nel territorio italiano, ma che si connota per la vastità dei temi affrontati, che sono ricompresi sotto il termine diritto. Sì, i festival sono, lo dicevo prima, un'occasione di approfondimento culturale. Oggi la gente manifesta in maniera forte questo desiderio di avere relazioni dirette con i protagonisti, senza intermediazioni, perché l'intermediazione della televisione, dei media, viene spesso vista come un abbassamento della qualità o comunque come non un trasferimento della realtà vera e propria. Allora c'è questa ricerca del rapporto diretto con i grandi personaggi per sentire con le proprie orecchie come stanno le cose. Poi ognuno si fa ovviamente la sua posizione, e soprattutto dal confronto di più personaggi usciranno in questi 3 giorni e mezzo delle posizioni importanti anche su temi che sono attualissimi. Il caso di Luana è il primo che mi viene in mente, ma ce ne sono tanti. Il tema della sicurezza è un altro, no? Avere la sicurezza senza calpestare i diritti dei singoli. Insomma, mi sembra che davvero con questo evento riusciremo a dare risposta a interrogativi che sono di tutti noi in varie fasi della nostra vita. Infine un'ultima domanda inevitabile sui luoghi del festival. Il professor Dottà parlava di Piacenza come un luogo ideale per ospitare questa manifestazione. Sì, Stefano Rodotà, che è il responsabile scientifico della manifestazione, è stato molto carino nella conferenza stampa, ha riconosciuto la bellezza della nostra città e anche la dimensione giusta, la collocazione giusta dei contenitori, chiamiamoli così in questo caso, a dei palazzi che utilizzeremo, da Palazzo Gotico al Teatro dei Filodrammatici, al Municipale, a Palazzo Galli, all'Auditorium della Fondazione. Avremo poi a disposizione Sant'Ilario, la piazzetta Pescheria, perché vogliamo portare queste discussioni anche in mezzo alle piazze, avvicinando le persone che anche passano casualmente di lì, fino ad arrivare all'Università Cattolica che ha lavorato con noi nell'organizzazione del festival.